ragazzi, come promesso, vi faccio l'unboxing di una delle espansioni di Village Attacks e parto con una delle espansioni principali, quindi non con una delle espansioni secondarie. Quindi vi faccio vedere immediatamente Horrors of the Sands. Eccola qui. La apriamo con il taglierino, facendo attenzione a non rovinarla. Mettiamo via la plastica e mettiamo via il taglierino. Espansione. Allora, io direi ci facciamo l'unboxing, la metto qui di lato così ve la faccio vedere. Plastica ovviamente che copre le miniature. Nuove miniature con la bellezza di... Sembrano tre eroi nuovi. Questa... Non ho capito se deve essere una sfinge o qualcos'altro. Questo ha tutta l'idea di essere una mummia per come ci si aspetterebbe dal titolo. Horrors of the Sands, e questo invece non ho capito. Vediamo subito se è un nuovo eroe da sconfiggere oppure se è un terzo personaggio. Allora, la cosa interessante è che ci sono delle nuove miniature, quindi ci sono dei nuovi abitanti del villaggio, probabilmente cacciatori, dotati di fucile. Forse qui li vediamo meglio, li faccio vedere anche qui. Allora, quindi togliamo tutte le miniature e vediamo un attimino che cosa c'è dentro. Ci sono nuove abilità per mummia, ecco infatti ovviamente, tre abilità per un nuovo personaggio mummia, una nuova tile grande, abilità mummia sono... Imprecazione. Ogni volta che uccidi un abitante del villaggio puoi muovere un abitante dello stesso tipo in quella zona, di due zone in qualsiasi direzione. Questo è l'avanzato, ovviamente, dell'abilità base. Risucchiare anime, rimuovi dalla tua plancia o da quella di qualsiasi mostro segnalini danno. Insomma, sembrano interessanti. Ah, eccolo qui, l'eroe che dicevamo prima, l'eroe Ghoul, che è questo. No, è questo addirittura, una miniatura piccola dell'eroe Ghoul. No, eccolo qui, sì. Allora, questo è l'eroe Ghoul. Questo è l'eroe Ghoul. Forse si vede, ci vorrebbe forse un po' più di luce. Questo è l'eroe Ghoul. Mettiamolo un po' più in evidenza. L'eroe Ghoul parte con 7 punti ferita. Ha bisogno di 6 punti esperienza per aumentare di livello. E la sua abilità base è Inglobare Essenza. Al costo di due occhietti, che sono questi qui, attivi una capacità di una qualsiasi mostro entro la tua stanza, quindi lui attiva le capacità degli altri mostri. Questa capacità non può essere già stata usata in questo round, quindi è eccezionale perché se non vi escono i dadi per usare l'abilità, la usa lui al posto vostro. Ah, questa, che invece sembrava qualcosa di trascendentale con le ali, eccetera, eccetera, in effetti lo è. Questo è un Ifrit arcano, 5 punti esperienza per passare di livello, 6 punti ferita, quindi probabilmente è un caster. A distanza 0-1, anima ardente, l'abilità base che dice: all'inizio del tuo turno scegli un abitante del villaggio per infliggergli bruciare. Inoltre, non puoi mai subire bruciare, che è eccezionale perché non ha costo. Quindi, a costo 0, infliggiamo bruciare a un abitante del villaggio, eroe incluso. E ogni turno, quindi è bellissimo anche perché non dice nella tua zona, ma in tutta la plancia. Ah, qui c'è l'altro, c'è un Dijin. Vediamo se troviamo la miniatura del Dijin, che forse è questa. Sì, esatto. Ah, no, mi ero sbagliato. Allora, questo è il Ghoul, questa è la miniatura del Ghoul.
La lega spettacolo. E questa è la miniatura del Dijin. Quindi in questa espansione loro ci regalano quattro nuovi eroi. Il Dijin Demone, 7 punti esperienza per salire di livello, 11 PF, quindi probabilmente va in prima linea. Costo 1, qualsiasi retribution che usi in difesa danneggia un secondo abitante del villaggio dello stesso tipo nella tua zona, quindi a costo di un occhietto è come se noi potessimo utilizzare due retribution per volta. E questa è eccezionale pure questa. Quindi, giusto per dare un'idea degli artwork, questo è il Dijin, questo è l'Ifrit e questo. Qui, questo è il goal. Questo è il goal che è questo qui. Ora, l'ultimo invece è la mummia. Mummia, abbiamo detto la miniatura che abbiamo visto prima. 6 punti esperienza per avanzare di livello, 8 punti ferita e uno morto. L'abbiamo già letta. Ogni volta che uccidi un abitante del villaggio, puoi muovere un abitante dello stesso tipo in quella zona, di una zona in qualsiasi direzione. Quindi tu uccidi e muovi. È sostanzialmente un field control. Io lo userei insieme alla succube perché potrebbe essere molto interessante. Eccoli qua i quattro personaggi. Abbiamo anche nuovi eroi. Abbiamo anche nuovi eroi che io andrei a guardare subito. Ah, per esempio, c'è la Baba Yaga. Esce la Baba Yaga come nuovo eroe. Questa è una cosa molto interessante. Poi abbiamo l'eroe assassino. Eroe assassino 433 e picchia a distanza 02. L'assassino può essere danneggiato solo da slash in mischia, quindi non può essere danneggiato da trappole, retribution o nient'altro. Per avere 4 feriti e fare 3 danni a distanza 2, questo è veramente difficile. Ovviamente è verde, quindi è la nemesi della Banshee o comunque della mummia. Il Gitano invece, 6 punti ferita, si muove di 2, picchia 3 a distanza 0 ed è immune a tutti i danni degli attacchi e delle capacità dei mostri arcani. Ecco perché nei nuovi eroi ci specificano quando è arcano e quando è demone. C'è anche un cacciatore di Dijin, quindi casualmente la nemesi del Dijin, fa 2 danni a distanza 1, si muove di 2-5 punti ferita. E dice che quando cacciatore di Dijin compare, i due mostri più vicini subiscono spezzare, silenzio e rallentare. Quindi appena entra, i due mostri più vicini subiscono un nerf. Ed è fortissimo perché già è in un round, nel momento in cui lui viene evocato, diventa difficoltoso giocare con 3 slot in meno. Poi c'è il Muarib protettore, questo però è grosso, 9 punti ferita, si muove di 1. 2 danni. Il Morib deve sempre essere attaccato prima di qualsiasi altro abitante del villaggio nella sua zona. Quindi supera la regola che impone di attaccare prima gli abitanti del villaggio, quindi i popolani, i cacciatori. Lui deve essere attaccato sempre per primo. In realtà male non è. E io mi andrei a guardare anche qualche abilità avanzata. Per esempio, qui c'è il Ghoul, un'abilità che è guai. La zona bersaglio diventa sfortunata ed è a distanza 0-1. Sostanzialmente è la stessa skill della Banshee. Il goal poi ha inganno a distanza 0-1 con uno slash, quindi al posto di fare un danno, si innesca immediatamente una trappola entro la distanza predeterminata. Se la trappola infliggerebbe danni, ne infligge la metà arrotondati per eccesso. Quindi questo serve per anticipare l'attivazione della trappola e beh, potenzialmente si possono fare più danni che un singolo slash. Vediamo un po' l'avanzata, ovviamente la trappola, ecco, la trappola infligge danno pieno invece che dimezzato e guai non a costo, quindi si diventa sfortunata senza costo. Il Dijin invece vabbè, diventano gratuite le attivazioni dell'abilità del Dijin. Sostanzialmente, l'Ifrit a distanza 1 dice all'inizio del tuo turno: scegli fino a 2 abitanti del villaggio e infliggi bruciare. Qualcosa di fortissimo, l'Ifrit, perché gratuitamente all'inizio del turno fa del danno continuato. Quindi, sostanzialmente,
e un damage dealer. Poi abbiamo altre due stanze piccole e quindi due stanze grandi, quindi è abbastanza corposo come espansione perché abbiamo quattro eroi, quattro, o meglio, quattro mostri da giocare. Questi quattro mostri ovviamente hanno i loro quattro eroi nemesi che mettiamo qui, così possiamo vederli tranquillamente. Abbiamo quattro eroi nemesi e ci danno anche due tile stanza piccola, un tile stanza grande, più tutte le varie abilità. La cosa interessante è che qui invece c'è un mazzo di carte che non ho ben capito che cosa sia, infatti lo apriamo. Qua. Ma questo è un mazzo di carte ed è un mazzo di eroi. Molto probabilmente in questa espansione, la stanza grande che vediamo, che è questa qui, ok, questa così, questa è la Summon Chamber, cioè la stanza in cui si possono summonare i mostri, altri mostri. Quindi pagando i simboli adeguati, però dovremmo andare a riguardare nel manuale. Pagando i simboli adeguati, noi possiamo andare ad evocare noi mostri, possiamo evocare altri mostri nel dungeon. Quindi abbiamo un mostro che è Baba Yaga. Baba Yaga, la scheda è fatta esattamente come quella degli eroi, e oppure la Banshee, che avrà solo un'abilità, ossia morte annunciata. Bycock, eccolo qui. La Megera nera, insomma, c'è un mazzo di carte interessanti. Si può evocare un altro di Djinn, ecco il Dulan, per esempio, che è il mostro base, un altro Ifrit, che tra l'altro parte con l'abilità più forte, cioè la possibilità di lanciare e bruciare su un abitante del villaggio. Quindi immaginate un Ifrit che evoca un altro Ifrit, è qualcosa di devastante. C'è anche Jack Lanterna con l'abilità malignità, questo ve lo voglio far vedere perché è carinissimo. E c'è un Lich, un'altra mummia, un berretto rosso, forse un berretto insanguinato di quelli di Salvatore della serie Mortalis e Immortalis. Infatti dice: infligge un danno in ogni zona in cui entra. Il berretto rosso si muove e infligge danni, è meraviglioso. E un Revenant, un uomo delle sabbie, Jack il saltatore, tanto per dirne uno, una succube, un altro vampiro, e un Wendigo, ok, con l'abilità di mutilare, un lupo mannaro. Insomma, ci sono veramente tanti nuovi eroi, o meglio, tanti nuovi mostri che si possono evocare. L'unica pecca che io mi sento di fare, perché mi sento di fare quest'unica pecca, è che mancano le miniature dei singoli mostri. Questa è una cosa che a me personalmente sarebbe piaciuta veramente tanto avere, cioè ogni mostro la sua miniatura, in modo da poterlo evocare e mettere la sua miniatura in plancia. Sarebbe stata una cosa molto molto bella. E in realtà non c'è. Abbiamo nuove miniature cacciatori, questa è per esempio una, e probabilmente, ecco, questa è un'altra miniatura cacciatori con il fucile a quattro canne. E poi, grazie al cielo, ci danno delle nuove basette per i cacciatori ogni volta che vengono evocati per poterli mettere sulla plancia. Complessivamente io penso che sia organizzato molto meglio il packaging, nel senso che finalmente abbiamo un pacco in cui entra tutto senza uscire troppo passi, mentre il gioco base è difficile infilarci tutto dentro. Però quattro nuovi eroi, quattro nuovi mostri, nuove miniature che hanno delle abilità speciali, perché questi cacciatori rispetto ai cacciatori base hanno delle capacità in più che sono specificate nel manuale. E diciamo che si sviluppano nuove avventure e si espande molto bene il gioco, insomma, ma soprattutto le miniature sono veramente ben fatte e devo dire che questi eroi, rispetto agli eroi del gioco base, li trovo molto 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 più forti. E anche la possibilità di
poter evocare altri mostri. Chiedo scusa, io mi confondo tra eroe e mostro, ma in realtà noi andiamo a giocare dei mostri. La possibilità di evocare altri mostri è veramente, veramente forte. E per quanto riguarda Horrors of the Sands, io qui chiudo. Ovviamente nel manuale base trovate un capitolo relativo a Horrors of the Sands dove vi spiega come si evocano gli ulteriori mostri, la particolarità, la differenza tra i cacciatori di Horrors of the Sands e quelli base. E basta. Ci sono ovviamente anche le missioni che riguardano questa espansione. Vi saluto e provo a montarlo e scelgo un'altra espansione da farvi vedere dopo.